Allora, buongiorno a tutti. Riprendiamo le nostre dirette con gli autori per Casa La Terza e oggi avremo qui con noi Amedeo Feniello, che è professore all'Università dell'Aquila di Storia Medievale. E abbiamo avuto nei giorni passati diverse persone, insomma, diciamo, il professor Giardina e il professor Ricciardi, oggi avremo dopo di noi il professor Ricciardi, insomma, abbiamo, come dire, un buon parterre di incontri e ora stiamo aspettando appunto Amedeo Feniello, con il quale parleremo di varie cose, in particolare dell'ultimo suo libro Il nemici degli italiani, e quindi cercheremo di capire chi sono di questi tempi, chi sono stati in passato i nemici degli italiani. E anche però parleremo di cose che riguardano un po' da vicino la nostra, quello che stiamo vivendo drammaticamente, cioè le epidemie. Adesso stiamo aspettando che lui si riesca a collegare, se avete pazienza un attimo dovremmo nel giro di poco riuscire a farlo. Vedo che sta provando, eccoci. Vediamo se riusciamo a stabilire il collegamento, dovremmo riuscire a farlo. Amedeo? Amedeo? Eccoci quasi. Buongiorno, ti sento, ma non ti vedo. Ora mi vedrai. Eccoci. Eccolo, scusate, ma io la mia tecnica. Hai visto come sono bello? Sei bellissimo. Perché in Casa La Terza mi vesto sempre bene, mi preparo bene, capito? Ma non c'è la cravatta. No, quella l'ho dimenticata a casa. Come a casa? Sono in un'altra casa. Scherzo. Non puoi uscire. Lo so, no? Vorrei tanto, ma. Che dici Giovanni, come stai? Io tutto bene. Vedi, questa è la linea di casa mia, visto che non ci possiamo muovere di casa, dobbiamo vedere un po' tra i nostri libri passato, ma anche quelli che sono appena usciti. Nel frattempo ti volevo offrire una tazza di caffè. Ah, con piacere, dai. Non dovresti rifiutarla, guarda, se la vuoi prendere. No, ti... Oh, grazie, arrivata. Grazie. Come sempre, sei di una gentilezza austro-ungarica. Toscana. Senti, buongiorno a tutti, possiamo cominciare dopo aver preso il caffè. Vogliamo cominciare subito a parlare di questo libro che Amedeo ha appena pubblicato da noi. Non molti sono riusciti a procurarsi la libreria perché è uscito. Se non di contrabbando. È stato bandito dal virus. Vuoi raccontarci chi sono i nemici degli italiani? No, innanzitutto voglio dire questo libro non l'ho scritto da solo, ma in collaborazione con la partecipazione di un amico scrittore storico bravissimo che è Alessandro Vanoli. L'idea nasce da un incontro anche con Giuseppe La Terza e dall'idea di fare una sorta di lezione spettacolo teatrale che raccontasse la storia d'Italia da un versante un po' diverso, cioè quello dei nemici dell'Italia. L'idea è molto molto semplice, quella di immaginare che l'Italia fosse una terra ricca, un approdo naturale, un luogo dove arrivano in sequenza dei nemici che però poi non rimangono tali ma finiscono per amalgamarsi e poi diventano parte dell'ambiente sociale, del contesto, dello stesso mondo, e subiscono poi a loro volta degli altri nemici e così via. È una sorta di gioco per molti versi terribile che però ha inciso profondamente sulla nostra vita. Basti pensare soltanto agli apporti linguistici.
quante parole si usano? Qualche esempio. Stronzo. Per essere, perché la mattina sono molto nervoso, beh, una parola longobarda. Come guancia, panca, zaino, e altre parole che non posso ripetere, quella bastava e avanzava, ma quella è una parola che fa parte del nostro linguaggio e noi non immaginiamo che in quel momento stiamo parlando in longobardo. E, insomma, ci esprimiamo in longobardo anche nei momenti con gli epiteti peggiori, oppure dall'arabo, arancia, melanzana. Oppure Alessandro nel corso dello spettacolo fa un bellissimo pezzo dedicato al diwan, al divano, da dove deriva questa parola che all'inizio sa indicare un'assemblea, una riunione di persone, e poi si modifica e diventa invece qualcosa di molto più complesso, diventa da una parte la dogana, quindi il luogo di assemblea, come dire, di scambio commerciale, di valutazione commerciale, e dall'altro diventa il divano di casa, perché era il luogo che i diplomatici europei, soprattutto veneziani, quando arrivarono alla corte ottomana, si innamorarono non tanto delle loro pratiche politiche quanto di questo oggetto sul quale si appoggiavano gli uomini della corte ottomana, e quindi diventa il divano, che è quello che è l'oggetto che abbiamo oggi, e poi tanti altri. Insomma, in napoletano ce ne sono alcuni bellissimi, arrivano dal francese, tipo tirabuchon o boatta. A boatta sarebbe la scatola dei pomodori. E se a Napoli dici a qualcuno, non dici mai a qualcuno dammi la scatola dei pomodori, dici la ma boatta, che è un francesismo che deriva dal fatto dell'appartenenza a una presenza di invasori. E nel napoletano questo è fantastico, è ricchissimo, con migliaia e migliaia di termini di derivazione francese, provenzale, derivata dalle invasioni, dagli angioini in poi. Ma secondo te questa, cosa ci distingue dalle altre nazioni europee? Assolutamente sì, ci distingue, benché ancora oggi alcuni gruppi identitari si rifanno ad una logica che era molto presente anche per esempio nella difesa della razza. Nel primo numero della difesa della razza si diceva che l'identità italiana invece è qualcosa di chiuso, come un cassetto meraviglioso all'interno delle quali l'identità si era cristallizzata una volta e per tutte, a partire dal dove gli ultimi invasori erano stati barbari, gli ultimi proprio gli epigoni erano stati longobardi, dopodiché era andato tutto bene. Il problema grosso è che non è vero, questa cosa non è assolutamente vera. Noi siamo frutto di un continuo susseguirsi di invasioni, di gente che è venuta e caratterizza la nostra civiltà, a differenza di quanto per esempio succeda in Francia, dove c'è una unità, diciamo così, fra virgolette, identitaria più forte. Non c'è stata una successione di invasioni, ma tutto sembra fermarsi all'epoca franca. Non ci sono stati poi più grandi sconvolgimenti da questo punto di vista. L'Italia no. L'Italia vive, e anche al suo interno vive poi tutta una serie di scompensi. L'ultimo nemico di cui parliamo sono i meridionali, percepiti tali dalla gente del nord Italia, come per il sud Italia sono percepiti come nemici degli italiani piemontesi. Però negli anni 50 abbiamo fatto una ricerca, non chiaramente non esaustiva per quelli che erano i limiti del volume, nei giornali, soprattutto nell'occhio dei tempi della stampa degli anni 50, ed è sorprendente il linguaggio che viene usato, che è tanto tanto simile a quello che spesso utilizziamo, forse non ietti, nei confronti dei nostri immigrati. Quindi i meridionali non sono soltanto passionali, ma diventano focosi in tutte le loro reazioni, dai sentimenti amorosi fino a quelli della esplicazione dell'onore, insomma, della vendetta, eccetera, eccetera, la violenza, dell'uso della violenza. E poi dall'altra parte, questo linguaggio, se lo prendi pari pari,
lo puoi proiettare su quelle che sono le nostre situazioni odierne, cioè il problema degli immigrati, che è stato il grande problema politico degli italiani quando pensavano ad altro in altri momenti. Ma, certo, diciamo, ma sicuramente, diciamo, sicuramente questa è la vera. Comunque fai bene il caffè, Giova. Lo so, è la mia specialità. Senti, Amedeo, provi a metterti le cuffie perché c'è questo ritorno. Sì, ce le vado a prendere un secondo solo. Vuoi intanto guardare il panorama dietro, perché merita. Sì, va bene. La mia pinacoteca. Ok. Allora, un attimo che sì. mi sì. perché pensavo di poter fare questa cosa senza problemi. Se sentite un vocino in casa, perché ci sono le altre persone chiaramente che danno fastidio, aspettate un attimo che qua si è ingarbugliato tutto. Giova, intanto se vuoi io posso continuare. No, io ti volevo farti una domanda, se però appunto tu riesci a metterti le cuffie. Sì, se mi date soltanto, sì. Se mi dai soltanto un secondo di tempo, perché speravo che non servissero, perché io non le amo, quindi... No, ma neanche io. Oltretutto, di stricare questa cosa col mio senso pratico è fantastico. Questo va qua, più o meno ce l'abbiamo quasi fatta. Oh, ce l'ho fatta. Allora, okay. Un attimo soltanto. Okay. Allora, infilo tutto. Giove, mi vedi? Ecco. Sì, ora sento bene, per fortuna. Io ora sento bene, te mi senti? Mi senti? Io sì, te mi senti? Sì, ti sento, sì, possiamo parlare. Ok, perfetto. Allora, io volevo farti una domanda, diciamo, sul fatto che, come dire, se appunto tu hai, assieme a Alessandro Vanoli, avete raccontato, come dire, i nemici storici degli italiani, o cosiddetti nemici, insomma, tutti quelli che si sono succeduti nel corso dei secoli, diciamo, nella presenza in Italia, e quindi tutte le varie stratificazioni di popolazioni che sono arrivate in Italia, adesso sembra, come dire, che noi siamo di fronte ad un nemico diverso e veramente in questo caso drammatico, no? Diciamo, eppure anche in questo caso non è la prima volta che ci troviamo di fronte a questo tipo di nemico, no? Io nei giorni ieri, per esempio, Andrea Giardina ricordava la peste Antonina, diciamo, sì, a Roma, ma i casi, diciamo, di contagio sono stati moltissimi. Io, per esempio, avevo studiato l'epidemia di colera del 1837. Tu però hai avuto modo di raccontare in altri tuoi libri della grande peste nera del 300, no? Vorrei che tu magari ci raccontassi questo e poi ti volevo fare una domanda su questo aspetto. Sì, e allora, se io avessi dovuto completare il libro sui nemici degli italiani oggi, ci avrei aggiunto due capitoli. Uno dedicato alle epidemie, al nemico invisibile, perché se ne sono succedute tante, diverse, diciamo, la peste probabilmente è quella che colpisce il Mediterraneo nel VI secolo, no? Quella di Giustiniano, poi ritorna nel 1348 e poi torna in maniera continua fino al 1720-1730, insomma, in Europa. L'altro capitolo che mi sarebbe piaciuto fare, che farei oggi, è il grande nemico di questo momento, che poi è il grande nemico dell'uomo in genere, l'incertezza. Cioè,
non sapere che cosa il futuro ci destini in qualche misura. Perché quando noi leggiamo un libro di storia, noi sappiamo già come è andato a finire. Abbiamo già la percezione, abbiamo già tutta la linearità di un fenomeno, di una risposta. Quando invece al momento forse i tentativi sono stati tanti, diversi, e poi se ne è scelto uno, se ne è scelto in un clima di grandissima incertezza. C'era un libro molto bello di Marc Ferro di qualche anno fa che si chiamava Sette uomini in guerra, che cerca di raccontare appunto questa incertezza dei leader politici nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e capisci che tutte delle decisioni che a noi sembrano naturalissime e le più giustificate al momento non sono state tali. In quel momento era una scelta in mezzo ad altre mille scelte. Certo. E questa è una cosa estremamente interessante, perché noi perdiamo questa percezione vivendo invece una situazione di terribile incertezza. Qual è la strada giusta? Certo. Qual è la mossa giusta da fare? Qual è la strada da seguire? Quando pensiamo al passato, in qualche modo è come se raccontassimo una storia di cui conosciamo già la fine, come dici te. Esatto, noi conosciamo già la fine. È semplice in qualche modo essere tranquillizzati. Esatto, dicevi, vabbè, quella è la strada più naturale. È finita bene, insomma. Accettare di partecipare alla resistenza ci sembra la strada più naturale oggi. Erano i buoni, erano quelli che poi hanno vinto la guerra. Nei panni di un giovane del 43-44 non era così scontato. Certo. Perché c'era una dimensione di incertezza e le possibilità che c'erano, le sfaccettature che c'erano erano le più diverse, le possibilità che tu potevi scegliere. Sì, anche se il fatto che io e te siamo qui a parlare, voglio dire, dimostra che l'uomo, come dire, è riuscito a superare le epidemie del passato in qualche modo e che non ci siamo estinti per colpa dell'epidemia. Esattamente, poi adesso questo è il punto a cui volevo venire. Io ho studiato, no, tu lo sai bene, nel libro che abbiamo pubblicato da poco con Francesca Canale Cama e Luigi Mascelli Migliorini, che questa storia del mondo, questo tentativo di storia del mondo dall'anno 1000 ad oggi, lavoro molto complesso, molto articolato, eccetera, una parte conclusiva della mia sezione di lavoro è dedicata appunto al problema della grande crisi trecentesca e degli effetti e delle risposte che sono state date a questa crisi. La peste nera è forse il fenomeno più eclatante che è successo nella storia dell'umanità, come numeri. Un terzo dell'umanità ci lascia le penne, muore in quell'occasione. La diffusione del contagio è chiaramente molto più lenta di come la possiamo immaginare oggi. Per spostarsi dalla Cina, dove ci sono i primi focolai, probabilmente nella stessa zona, sicuramente nella stessa zona dello Hubei, dove oggi è cominciato il coronavirus, anche se nasce in un'altra regione della Cina, ma si sposta subito, il primo grande focolaio è proprio questa zona dello Hubei, ci impiega una ventina d'anni per arrivare da noi. E grazie a questo autobus fantastico, perché come nel libro Spillover dice giustamente l'autore in questa maniera molto carina, il bacillo non si muove, non cammina, non ha gambe, non ha niente, ma chiede passaggi, che è una cosa bellissima. Certo. E che poi me lo sono ritrovato pure io, perché uso lo stesso termine, dico il topo diventa l'autobus del bacillo e si muove e permette al bacillo di muoversi. E il topo si muove in maniera variegata e arriva fino in Europa. All'inizio l'incertezza è totale, cioè la gente non capisce che cosa sta succedendo, vede soltanto persone cadere in maniera allucinante, con una brevità, in un decorso della malattia brevissimo, tormentatissimo e violentissimo. Io ho studiato un manoscritto che è conservato alla Newberry Library di Chicago, che riguarda un mercante che si chiama Pepo degli Albizzi, un fiorentino, ed è un documento straordinario, ma soltanto così a vederlo è straordinario, perché ci sono tutti i conti di questa persona, che sembra anche abbastanza avara, anche abbastanza precisa, quindi i prestiti che ha fatto, i soldi che deve avere, le terre. A un certo punto
di questa contabilità quotidiana delle sue attività, traccia una linea e comincia a dire: il 21 luglio è morto mio fratello, il 22 luglio è morto mio cognato, il 23 sono caduti il figlio di mio fratello e la figlia, e fa una contabilità della morte che va di pari passo, e tu riesci a vedere quanto dirompente sia materialmente su questo manoscritto, quanto dirompente sia stato l'effetto di una pestilenza nella vita di questo cristiano, che è una cosa molto, soprattutto non c'era una risposta di tipo sanitario, medico, sì. L'unica risposta che ci poteva essere, che è quella di oggi, noi oggi lo facciamo con più razionalità, è l'isolamento, i cordoni sanitari, le chiusure. Si fa la stessa cosa, si fa la stessa cosa per quanto riguarda il mondo medievale, con molta più caoticità, con meno interventi, e poi soprattutto non si conosce l'eziologia della malattia. Esatto. Non si sa niente. È il castigo divino, mediatori i diavoli, gli umori che scaturiscono dalla terra, il lezzo, le puzze, i fanghi, eccetera, da cui scaturisce, e con piogge di rettili che vengono raccontati, e insomma questa è la dimensione. La gente non sa che pesci prendere. Quello che è interessante però vedere è quello che succede subito dopo, nel quasi immediato, e poi le scelte che vengono fatte dalla politica, dalla società, dagli individui nei decenni successivi. Un signore, per esempio, che perde i genitori nel corso della peste nera, che si chiama Francesco Di Marco Datini, e che si rende conto che la finanza, di un certo rilievo, che bisogna creare anche dei vaccini per quanto riguarda la finanza, e si inventa una cosa che è la mamma della holding. Cioè, innova rispetto a quello che è il suo campo, e soprattutto usando una risorsa fantastica informativa che sono le lettere, con le quali lui cerca di dominare uno spazio e controlla lo spazio attraverso le lettere. Questo per dirne qui una. Veniamo all'altro punto di cui ti volevo parlare, che mi sembra una cosa, appunto, è una cosa che mi dicevi l'altro giorno per telefono e che mi ha colpito molto perché mi sembra molto intelligente. Cioè, come dire, le società hanno diversi modi di rispondere a questi fatti, no, assolutamente imprevedibili, imprevisti e imprevedibili. Cioè, possono essere resilienti o efficienti sul momento, diciamo, no? Ma certo. Ad esempio, tu mi dicevi nel 300, come dire, la società, quella che noi pensiamo come una società medievale, quindi appartenere a dei secoli bui, no? In realtà, come dire, riesce a reagire rapidamente all'impatto di un evento così drammatico come la peste, e dopo pochi decenni si arriva al Rinascimento, quindi mostra grande resilienza. Diciamo. La stessa cosa avviene appunto col colera dell'Ottocento. Anche in quel caso, come dire, quasi non si avverte più di tanto il peso di questa malattia, di questa epidemia, perché c'è una società estremamente dinamica dove sta sbocciando la rivoluzione industriale, una grande rivoluzione dei commerci, e quindi, come dire, è un costo che si accetta di pagare volentieri. Secondo te, mi puoi parlare appunto di questa idea, diciamo, di resilienza delle società? Perché questo mi sembra un aspetto molto interessante. Cioè, di storia comparata, questo è una cosa sulla quale mi sto interrogando da decenni, dalla mia tesi di dottorato. È stato uno dei temi che mi ha interessato di più, cioè capire quali si possano essere le risposte ad una crisi, ad uno shock, perché le epidemie, non parlo soltanto di quella del 300, ma anche per le altre epoche, sono soltanto un ingrediente di crisi strutturali molto più violente. La crisi del 300 per l'Europa è una crisi di natura finanziaria, è una crisi di natura agricola, è una crisi di natura ambientale, con delle grandi variazioni di tipo climatico. Nel 600 la pestilenza degli anni 30 è all'interno della più grave
crisi climatica che forse ha avuto l'umanità negli ultimi 2000 anni, che è praticamente la piccola era glaciale, con tutti gli effetti che ci possono essere, con tutto ciò. Anzi, noi spesso, quando parliamo, quando pensiamo al Medioevo, in realtà pensiamo al 600, a quello che è successo nel 600. Quando pensiamo al Medioevo delle streghe è un mondo del 500-600. Quando pensiamo a un mondo di crisi climatica e dove tutto è innevato ed è tutto ghiacciato, tipo Game of Thrones, non è un Medioevo, ma è quello che successe dopo. E questo è anche un aspetto interessante della nostra visione che abbiamo del mondo. Quello che è interessante è vedere i livelli di resilienza, cioè nel momento in cui si arriva al margine del caos, tutto sembra crollare, tutto sembra precipitare da un momento all'altro. Invece è la capacità di non soltanto delle aggregazioni sociali, non soltanto delle aggregazioni umane, di rispondere. Questo avviene anche in natura, con altri effetti. Quello che è molto interessante è che le organizzazioni sociali rispondono con una maggiore complessità. L'innovazione si esprime in gradi sempre più elevati di complessità. Prendiamo l'esempio della peste nera. Prima della peste nera non c'è nessun sistema di contenimento. Dubrovnik, ma soprattutto Venezia, inventa non soltanto il lazzaretto, ma un sistema di lazzaretti intorno alla città che faccia la corona e che permetta in qualche misura di contenere. Non ci riesce, però si crea un provveditore alla sanità, cioè si risponde con un livello di complessità sempre più elevato. E questo è quello che sta succedendo anche oggi, cioè la Corea come ha risposto alla crisi epidemica, mettendo in campo non soltanto un sistema di isolamento, ma inventando un sistema innovativo di estrema complessità, le app, la possibilità di monitorare i positivi attraverso un sistema informatico, cioè è estremamente interessante di come le diverse comunità esprimano risposte differenti attraverso, però, che cosa? L'espressione di un'enorme complessità. Sì. E questo è avvenuto anche in passato. Certo. L'altra domanda che ti volevo organismi fare. Scusami Giova, sì. Organismi politici di stampo universale come la Chiesa oppure l'impero, dopo il 300, così come erano, non hanno più ragione d'essere. Nascono altri organismi, nuovi organismi, che sono molto più complessi. Gli stati nazionali, rispetto agli stati, diciamo, trecenteschi, sono molto più complessi. È chiaro che non è tutto un passaggio, come dire, indolore, naturale, tranquillo. No, è un passaggio spesso violentissimo, che lascia strascichi di morti enormi, però alla fine il sistema è resiliente. Certo. Noi parlavamo di sistema efficiente o di sistema resiliente. L'umanità, un sistema efficiente, per esempio, è quello dopo la peste di Giustiniano. La gente ormai non può, crisi demografica, non c'è più nessuno, il sistema efficiente è quello di dire andiamo a vivere nelle campagne e chiudiamoci qua, torniamo a una dimensione primitiva. Il 300 invece no, uno scatto in avanti. Di dire no, innoviamo. Sì, la cultura che ci ha preceduto non funziona più. Questo, diciamo, sono tutti aspetti molto molto interessanti. Molto interessanti, e qui stiamo parlando, diciamo, un po' delle conseguenze, no, dell'epidemia, diciamo, quali saranno le conseguenze dell'epidemia, in qualche modo, se la nostra società sarà in grado di essere appunto resiliente, quindi di fare un salto in avanti e di utilizzare questa crisi per mettersi in discussione e cercare di fare un passo oltre. Io però, cioè, cercherei anche di volevo chiederti, farti una domanda su quest'altro aspetto, cioè la malattia, in qualche modo l'epidemia ci parla
di noi, no? Ci mette in luce in qualche modo come una lente di ingrandimento alcune caratteristiche, diciamo, del nostro tempo, ce le fa risaltare con maggiore chiarezza. Ti faccio un esempio per chiarire quello che voglio dire. Quando scoppia l'epidemia, appunto, di colera dell'Ottocento, ci si pongono immediatamente una serie di problemi, cioè si dice esistono ormai torme di poveri che non sono più legati, come dire, alla servitù della gleba, non hanno più come dire, vincoli, diciamo, di servaggio in qualche modo con i propri padroni, i proprietari terrieri, che vagano per le città in cerca di lavoro nelle nuove fabbriche. E questo aumenta la possibilità di un contagio, visto che appunto da oltre un secolo, nell'Ottocento, non c'era, l'Europa non era più stata toccata, certo, da epidemie. E quindi si posero allora immediatamente la domanda: ma perché proprio oggi? Perché oggi, in un momento di grande progresso scientifico, ci tocca una calamità di questo genere? E le risposte che vennero date furono molto, anche in quel caso, efficienti, no? Cioè, nel senso che si cercò di operare un risanamento delle città, se pensi a Parigi, a Napoli, a Napoli. In tantissimi luoghi nel giro per Europa, quella epidemia produsse proprio una ristrutturazione del panorama urbano, con l'abbattimento di interi quartieri, la creazione di grandi viali che permettessero una risposta complessa. Sì, le fognature di tipo moderno, eccetera, eccetera. Oggi questa crisi che cosa ci dice di noi, secondo te? Giova, è complicato, perché io francamente i segnali non riesco adesso ancora ad interpretarli, non ho la capacità di capire. Mi colpiscono degli atteggiamenti di grande solidarietà che ci possono essere, anche minimale, all'interno anche degli stessi condomini, cosa che mi colpisce rispetto ad un anonimato che lo trovo molto forte a Napoli, per me che vengo da molto forte a Roma, per me che vengo da Napoli, dove invece c'è una solidarietà di caseggiato molto più forte. E in questi giorni ritrovo una maggiore attenzione. Non so quale potrà essere la risposta politica. Sicuramente i segnali che arrivano sono quelli di una bisognerà mettere mano a un sacco di cose alla fine di questa epidemia. Ma non ti sembra da un punto che di vista dell'attenzione politica, certi temi che sono stati sbandierati per anni e che si rivelano alla fine dei conti abbastanza risibili rispetto a un'emergenza come quella che stiamo vivendo, significa che bisogna mettere mano ai problemi grandi che ha il paese: la sanità pubblica. Certo. Il sistema lombardo ha funzionato oppure no? Da quello che sta venendo fuori adesso sembra che il sistema lombardo abbia subito certamente una pressione enorme, ma è un sistema che ha avuto, cioè, dei grandi limiti. Certo. Il resto del sistema italiano, che è stato così duramente colpito in questi ultimi decenni, riuscirà a sopportare l'urto? Allora noi che cosa dobbiamo creare? Dobbiamo creare un sistema resiliente, che sicuramente non sarà redditivo da un punto di vista economico. Dobbiamo spendere molto più soldi, però bisogna pure cautelarsi. Certo. E non ti sembra che ci racconti questa epidemia anche qualcosa sulla nostra fragilità, cioè la fragilità della nostra società? Cioè, se pensi, a me colpisce molto il fatto che un blocco, diciamo, di 15 giorni, che sappiamo che andrà molto più avanti, però per adesso riguarda soltanto 15 giorni, è stato capace di mandare in tilt completo il nostro sistema economico. Ecco, questo è una cosa abbastanza impressionante per chi ha una visione di lungo periodo, no? Non ti sembra? No, assolutamente. Significa che il sistema è fragile, che il sistema non è resiliente, che il sistema non ha una capacità è troppo, non solo è fragile, è anche non è per niente flessibile. Cioè, rispetto a una situazione di crisi, un sistema dovrebbe essere duttile, aperto, invece si sta dimostrando di essere estremamente chiuso. Noi abbiamo una burocrazia che ci blocca la possibilità. Non so se hai sentito quello che diceva Borrelli ieri. È impressionante che Borrelli dica
noi non possiamo comprare le mascherine perché dei broker che vengono con la valigetta di soldi in mano arrivano, comprano tutto lo stock di mascherine e poi lo rivendono a noi ad un prezzo maggiorato. E noi non possiamo fare in fretta perché abbiamo un sistema burocratico che ci impaluda, ci blocca il cammino, ci impedisce qualunque tipo di azione. Su sì. Tutto questo bisogna lavorare. Sì, non perché è solo il problema sennò... della burocrazia, ma anche quello dello strapotere della finanza, perché anche se la burocrazia anche lo strapotere della finanza rapida, diciamo, comunque dall'altra parte ci sono, come dire, una quantità di denaro che possono essere utilizzate per queste speculazioni che la burocrazia pubblica non avrebbe mai, no? Non avrebbe mai, ma poi soprattutto anche la risposta più Stato e meno privato che sta venendo fuori in maniera molto, molto decisa, forte in questo momento. Quindi, ci sono anche, scusami, delle domande che arrivano da parte del pubblico. Abbiamo anche un pubblico, io pensavo che chiacchieravamo e te. No, invece c'è qualcuno che ci sta seguendo, sfortunatamente per loro, però prima mattina potevano fare qualche altra cosa più divertente. Sì, esatto. Comunque c'è una domanda che è arrivata prima che chiedeva appunto se secondo te appunto queste forme di controllo sociale messe in atto con l'epidemia, come dire, sono destinate a rimanere, cioè sono in qualche o sono possono essere pericolose? Ma io non, francamente non lo so, perché c'è sempre il problema, non faccio il costituzionalista e ho difficoltà a rispondere alle domande. Insomma, io so quattro cose del mio ambito di lavoro, insomma, non riesco. No, è certo, però diciamo, per esempio, fai riferimento appunto al 300, che cosa successe allora? Rimasero quelle forme di si istituzionalizzarono quelle forme di controllo messe in atto? Beh, certamente istituzionalizzarono e innovarono. Cioè, io faccio sempre l'esempio del mio mezzogiorno, che conosco un po' meglio, ho studiato un po' meglio. Quando dopo la crisi, lo spopolamento del 300, che ebbe degli effetti veramente dirompenti, scomparirono migliaia di villaggi in una sequenza terribile di carestie, epidemie, guerre, uno degli interventi intelligentissimi che fece la Casa d'Aragona, in un tessuto sociale ed economico dove praticamente non esistevano città o le città erano molto piccole e di scarsa importanza, fu creato un sistema parallelo che funzionò alla grande, che fu quello delle fiere. Le fiere riuscirono a mettere in collegamento, per esempio, il contadino della Basilicata col grande mercato internazionale, perché divennero dei luoghi di mediazione straordinari che permisero ad un'economia di ripartire. I lazzaretti, questo è un altro esempio che funziona bene. E come colma Venezia i vuoti all'interno della città? Attraverso un'immigrazione. Il fondo dei tedeschi aumenta il proprio numero di persone, questo l'ha spiegato alla grande uno storico francese, mio maestro, che si chiama Philippe Prostein. Lui ha scritto questo libro sui tedeschi a Venezia e praticamente si vede quali siano le politiche di immigrazione mirate, intelligente, razionalissima fatta da Venezia per colmare i buchi. Certo. Ed è molto interessante. Questo è in molto Cina, interessante. Per esempio, nel 300 nel 400 si fa ancora un'altra cosa. E cioè? Opere pubbliche a non finì. Perché in questo modo si mette in moto in marcia una macchina demografica, economica, e la gente si mette a lavorare, si mette a fare una cosa piccola piccola che si chiama la muraglia cinese. Una robetta da niente, diciamo. Cioè, se abbiamo il monumento più bello di resilienza dopo la peste nera, è la muraglia cinese. Questa non lo sapevo, è molto interessante questo aspetto. Questo ci dice anche di quanto poco conosciamo della storia del mondo, no? Diciamo, noi... No, e infatti questo è interessante perché loro fanno tutta una serie di opere pubbliche, costruiscono Pechino e deportano 400-500 mila persone e le portano a vivere a Pechino dicendo voi dovete vivere qua che è la capitale. Oppure si dice facciamo il Gran Canale e ripristiniamo il Gran Canale, che è quello che doveva collegare Pechino col resto con lo Yangtze, e
si mette a posto questo, si bonificano tutti i passaggi fluviali, eh? E cioè è tutta una serie di opere pubbliche che nascono dopo una crisi epocale come quella del Trecento. Una trasformazione enorme, di gigantesca, insomma, diciamo. La trasformazione del paese, e il paese assume in quell'epoca la fisionomia geografica che gli attribuiamo oggi. Prima era più piccolo come dimensione geografica. Cioè, ci stanno chiedendo se hai degli, che se ci dicono che è interessante l'esempio che hai fatto delle fiere, no? Quella, sì, diciamo, messa in piedi dagli aragonesi. E ci chiedono se ci sono dei riferimenti bibliografici, forse proprio alcune cose tue. Eh sì, io ho scritto delle cose sulle fiere. Penso potete trovarlo su Accademia. Non so se mi pare che l'ho messo su Accademia. È un riferimento, ma esiste il libro di Groman su questo, un libro ormai vecchio sulle fiere del Regno di Napoli del 72, del 1972, cioè di 50 anni fa. Però ho scritto un paio di cose sulle fiere dove mi sono interessato di questo aspetto. Un'altra cosa molto bella l'ha scritta Eleni Sakellariou, che è una storica greca che è un'alliva di Apulafia, che ha fatto un libro molto importante sul Regno di Napoli nel 400. Senti, la domanda che stiamo ponendo ai nostri, non so come chiamarli, spettatori, telespettatori, internauti, non so, insomma, quello che sono, è se secondo te, secondo loro e quindi anche secondo te, questa crisi servirà a unificare, come dire, finalmente a produrre un'Europa unita, realmente unita da un punto di vista politico o no? Tu che impressione anche hai? Anche qui non, sì, dai segnali campo, che arrivano, sì, dai segnali che arrivano mi pare che ci sarà una spaccatura del paese Italia con un sistema sanitario del nord e uno del sud, e messo in luce per esempio con questa polemica folle fra Galli e Ascierto, non so se l'avete seguita, che è stata seguita poi a livello quasi di tifoserie da ultra sia in Lombardia che a Napoli, che è stata una cosa veramente allucinante. Un'altra, se l'Europa non prende anche lì in mano il proprio sistema e perde questo alone iperburocratizzato dove la commissione, le troiche hanno la voce maggiore, l'Europa tra 5 anni è finita. Sì, su questo siamo d'accordo. Su questo cioè siamo non d'accordo. Una situazione, prospettare una situazione per l'Italia simile a quella che ha vissuto con la troica raccontata negli ultimi giorni da Varoufakis, che anche nel libro vostro sulle fake news questa cosa è raccontata in una maniera molto molto attenta, ed era una storia che non conoscevo nel dettaglio. Cioè praticamente un paese sovrano non ha possibilità di dialogare con la troica, ma deve soltanto accettare quelle che sono le decisioni. No, adesso in questi giorni si sta parlando di Varoufakis che voglia far sentire le registrazioni degli incontri. Cioè il diktat era totale e uno Stato sovrano, benché indebitato fino al collo, non ha nessuna possibilità di intervento. Sì, però penso che questa volta la crisi che riguarda, come dire, veramente come dire, l'Europa nel suo complesso e il mondo nel suo complesso, e quindi le risposte dovranno essere di tipo diverso. Non è più un piccolo paese come la Grecia che può anche, come dire, essere usato come monito per il resto, no? Diciamo, come è stato in quel caso. In questo ho la sensazione che ci si dovranno essere messi in campo strumenti di tipo diverso, perché la crisi sta investendo tutti quanti in maniera gravissima, noi, la Spagna, la Francia, la Germania stessa, quindi diciamo non è che può essere confinata, diciamo, in un paese periferico come avvenne allora, insomma, no? No, questo anche se tu vedi quali sono le misure che stanno seguendo i vari stati, cioè non c'è stata una politica unitaria, ogni paese ha preso le decisioni per sé. È veramente la Francia in un modo, la Spagna in un altro modo, l'Italia in un altro modo, la Cecoslovacchia che ci blocca le importazioni. Cioè, veramente, veramente quest'ordine sparso, questo caos,
non dà per niente l'idea di un'Europa unita, ma di qualche cosa estremamente frammentata, disorganica, disunita, che non ha ragion d'essere così com'è. Speriamo che uno degli esempi della resilienza prodotta da questa crisi sia proprio quella di produrre una maggiore unità, no, del continente, perché credo che se c'è una cosa che questa epidemia ha messo in evidenza è appunto anche la necessità di avere delle istituzioni europee comuni più forti e capaci di far fronte a queste, all'impatto anche economico di queste crisi in maniera... No, ma Giova, ma perché sarebbe questa potrebbe essere una soluzione, questa sicuramente potrebbe essere una soluzione, però i segnali attuali mi sembra che vadano tutta un'altra direzione. Sì. L'uscita della Lagarde è stata quanto più infelice e ci potesse essere un momento drammatico per l'Italia e per l'Europa. Sì. Cioè, se il buongiorno si vede da quel mattino, la situazione è veramente drammatica. Sì, abbastanza drammatica. Senti, se noi stiamo chiedendo a tutti i nostri ospiti di Casa La Terza un suggerimento, diciamo, per una lettura in questo tempo di crisi, tu hai in mente qualcosa? C'è qualche cosa che stai Allora, io ce ne ho leggendo? due davanti, me le sono messe da parte perché mi aspettavo la domanda. Uno è Dunque. questo libro qui. Allora, nella mia rivista in questo momento qua, fate una cosa migliore, leggetevi i libri di storia romana. Ve lo Vabbè. dico la mia rivista perché è meglio, vi distendete l'animo di più. C'è questo libro di, non so se uscirà o se è già uscito, di Giusto Traina. Sì. Sarebbe dovuto uscire, ma è stato bloccato dall'epidemia. Uscirà Però per appena riapertura esce, delle librerie perché è stato stampato. Quindi, diciamo, appena appena apriranno esce, le librerie. leggetelo perché veramente merita, è delizioso, un libro molto molto carino, è un modo originale, divertente, è pieno di notizie, è pieno Vuoi di dire il elementi, titolo e anche di riflessione l'autore? sulla storia romana. Vuoi dire il E titolo e poi quest'altro, l'autore? sempre di storia romana, questo è un capolavoro della Feltrinelli che si chiama Il destino di Roma, di Kyle Harper, Di che è Einaudi. Scusate, Scusa. ho detto Feltrinelli, Einaudi, Sì. che è Perché? veramente uno dei migliori libri di storia che abbia letto negli ultimi 10 anni. Perché al di là del fatto che è stato criticato moltissimo per questa sua correlazione, l'uso delle crisi climatiche ed epidemiche come in un rapporto di causa-effetto fortissimo col declino di Roma. Sì. Però il racconto che fa della civiltà romana in questa chiave è estremamente, estremamente interessante. Partendo poi da un presupposto fantastico, che poi riprende anche Giusto Traina, che quando si parla della caduta dell'impero romano ci sono 210 ipotesi sulla caduta dell'impero romano, il che ci fa capire che ancora non si è capito niente, oppure tutte e 10 sono corrette, tra cui quella del Saturnismo, della malattia derivata dal piombo. Certo. Senti, ci vuoi ridire il titolo del libro di Giusto Traina che non hai ricordato? Sì, allora il titolo di Giusto Traina, che richiama un pochino quello della storia geniale della Marco Longo, Sì. è la storia speciale. Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani, che è veramente un libro che merita, cioè appena la casa editrice lo metterà in commercio, sicuramente sarà un libro che si leggerà tanto e che poi potrebbe essere ottimo nelle scuole, perché i riferimenti sono 10.000 e scritti poi in una maniera estremamente accattivante. Va bene, Amedeo. Allora, io ti ringrazio per questa nostra chiacchierata che, come al solito, è sempre stata per me, insomma, ricca di spunti e di stimoli. No, grazie a voi per avermi offerto questa cosa, in modo che stamattina facevo qualcosa, capito? Vabbè, ti ricordo il libro ultimo di Amedeo, scritto in collaborazione con Alessandro Vanoli, I nemici degli italiani, che è un libro che consiglio, è molto breve ma molto molto divertente, trovate ora purtroppo soltanto nelle librerie online, ma appena riapriranno le librerie è un libro disponibile in tutti i negozi. E tra pochi minuti seguirà questo incontro che abbiamo appena stiamo per concludere, un incontro di Giuseppe La Terza con
il professor Ricciardi, che affronteranno ovviamente la questione, diciamo, sanitaria che ci sta interessando tutti, e quindi vi aspettiamo, diciamo, tra pochi minuti. A presto, arrivederci, ciao Medeo. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Ciao.